gentlemen, one more time, your applause for our medalist, world champion, Samuele Battistella, silver medalist, Stefan Bissinger, and bronze medalist, Thomas Pidcock. È iniziata subito con la sfida. L'ostetrica che lo seguiva, quando ha visto che ha reagito i primi giorni, mi ha detto: non si preoccupi, perché come reagisce questo bambino avrà una forza enorme, e poi tenga conto che i settimini hanno sempre più forza degli altri. Era piccolino, 1,5 kg, piccolo. L'ho preso in braccio dopo 2 giorni dalla nascita, perché io non riuscivo ad alzarmi e lui piccolino, anzi neanche preso in braccio, toccato, perché è stato per 20 giorni nella culla termica e non si poteva tirar fuori. Abbiamo cominciato io G2, Samuele G1 con l'Unione Ciclistica Loria. Abbiamo fatto una gara di paese, mio nonno era appassionato e conosceva Leandro e ha insistito per fare questa gara. Quella gara abbiamo vinta sia io che mio fratello, quindi insomma Leandro spingeva molto con mio nonno e fammeli correre questi ragazzi e alla fine... Erano piccolini, la strada la vedevo che erano piccoli, erano senza pensieri. Lui i compiti li faceva velocemente e quando prendeva in mano la bici volava, perché lui aveva una mountain bike e si faceva i suoi percorsi, ma da piccolino proprio, si faceva le salite, i salti, quando montava in bici sembrava un'altra persona. Diciamo che non facevamo i soliti giochi che facevano gli altri bambini, avevamo un po' più rischio noi, avevamo le mountain bike che ci hanno preso i genitori e andavamo a saltare su e giù per i fossi. Mi ha chiamato Samuele un giorno, mi fa: Luca vieni qua che abbiamo costruito io e la mamma un salto da paura, bisogna farlo con la mountain bike, va bbene. Avevamo circa 8-9 anni, va bene, andiamo. Mia mamma già preoccupata quando gli dico vado a Samuele. E in poche parole, Samuele salta, gli si gira la caviglia e date la caviglia e portate in ospedale. Salto io, mi si è incastrato la gamba tra la corona e il telaio e mi sono tagliato tutta la gamba. Un delitto. La sua prima vittoria da allievo. Samuele era partito con altri 2 ragazzi in fuga, mancavano 2 giri alla fine. E sono partiti in una fase di gara dove non c'era molta concentrazione, quindi hanno preso subito il vantaggio e più nessuno in gruppo si ricordava che c'erano queste 3 ragazze in fuga, tra cui Samuele. Al suono della campana tutti gli avversari hanno cominciato a chiedersi tra loro e anche a noi del Giorgione: ma ci sono ragazzi in fuga? No, non c'è nessuno. Morale della favola, i 3 davanti sono arrivati e Samuele ha vinto la volata dei 3 ragazzi in fuga, no? E noi del gruppo abbiamo fatto la volata e il 4° classificato ha alzato le mani come avesse vinto lui. Il problema è che in fondo c'era Samuele che festeggiava già con Beppe, il nostro storico allenatore, e niente, l'abbiamo vinta. Dopo abbiamo passato un altro anno, che secondo me questo è stato l'anno che ha coronato la sua carriera, nel senso gli ha dato
il punto di partenza per quello che è diventato oggi, che è stato l'anno del secondo anno junior. Ha vinto la prima, la seconda, la terza, la quarta gara, non si fermava più. Diciamo che non è un gigante, però è tenace, ma soprattutto qui è tanto tanto forte. Dove gli altri mollano, io per primo, e lui ha quella marcia in più che dice no, ce la devo fare, e ce la fa. Fratello è un fratello, io quando correvo con lui quando correva per me, io sapevo e lui sapeva che per l'uno per l'altro davamo il 100%, quindi era per noi sicuramente un vantaggio correre assieme. Il nostro sogno da bambino era quello di vincere la gara Loria o partecipare, anche perché quando sei giovanissimo, juniores, sarai tra 7, 8, 10 anni, ti sembra un altro mondo, ti sembrano uomini quelli che sono là quando tu hai 10 anni. Poi lui che è riuscito a vincerla in casa, quello secondo me, e te lo può confermare anche Samuele, è stata, penso, ok, il mondiale, però l'emozione più grande per Leandro, per mio nonno, per tutti quanti gli allenatori che ha avuto la gara di Loria, è stato il sogno che dovevamo vincere. Ed ecco qua che scatta, possiamo dire, il corridore di casa, Samuele Battistella, corre con il Breganze di Rossano Veneto, Vicentino, al secondo anno, già due vittorie, ma cresciuto nelle fila dell'Unione Ciclistica Loria. Finale con Zurlo che lancia la volata, ma Samuele Battistella è bravo, lo brucia sul filo. Battistella dunque che vince davanti a Zurlo. Tutte le corse sono belle, tutte le vittorie sono belle. Una corsa a Bologna anche insignificante perché non era importante, l'anno scorso con la Zalf, era stato tutto il sabato, anzi eravamo stati tutto il sabato in ospedale e è venuto a casa all'una di notte, al mattino siamo andati a fare degli esami per la vista perché aveva mal di testa e a tutti i costi ha voluto correre perché ha detto io quella corsa voglio farla, voglio vincerla e l'ha vinta. Quello che ci ha stupito tutti è stata la prima vittoria con la nazionale al Corsa della Pace. E che lui era partito convinto di far bene e di puntare una tappa e ha vinto la prima tappa e lì ci ha lasciato tutti a bocca aperta. Beh, la vittoria che mi è rimasta è la vittoria al Belvedere, che mi ricordo eravamo io e Luca. Ho visto veramente Samuele andare forte, 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 nel senso che non ce n'era veramente per nessuno quel giorno. Siamo rimasti a bocca aperta quando veramente giocava con gli avversari. Di quel giorno ricordo quando eravamo in macchina e stavamo scendendo dalla salita e ci è arrivato il messaggio che aveva vinto e là rimangono solo gli audio per il gruppo del fan club, insomma. La bicicletta è la sua vita, a livello di sacrificio che lui fa per correre in bicicletta è una cosa fuori dal comune, ha una capacità di essere concentrato in quello che fa veramente fuori dal comune, forse è questo che lo distingue dalla massa. Ha avuto un po' di sfortuna col Giro d'Italia, che si è dovuto ritirarsi per un'influenza. Poi ha fatto il Tour dell'Avenir ed era quarto, lottava per il podio, sull'ultima tappa
ha forato ed è arrivato un po' in ritardo e quindi è andato fuori dai 10 e quando è arrivato era disperato, arrabbiato e io gli ho detto: Samuele, vincerai il mondiale. Ero in macchina e perché ero a lavoro e ho dovuto fermarmi per strada per vedere l'arrivo perché veramente non ce la facevo più. Partivano i ventagli e lui era fresco e è saltato dentro e là avevamo già capito che aveva una buona gamba. Dopodiché sono iniziati i giri, quelli finali, e lui era fresco. Avevamo detto: cazzo, questo ce la vince stavolta. Penso che non ho più guardato il monitor, gli ultimi due giri non ho guardato il monitor, ho solo guardato la strada dell'arrivo. Non avevo il coraggio di girarmi o di vedere altro. Lui era tanto arrabbiato, avevo tutta la tifoseria italiana alle spalle, tutti i ragazzi che pregavamo quando abbiamo visto che qualcosa poteva cambiare. È stato emozionante perché c'erano, penso, una trentina di fotografi piuttosto che io ero in un angolino, quando è entrato mi ha visto e mi è venuto incontro e mi ha abbracciato. E lì abbiamo pianto e si vede ancora adesso.